Nella 2 giorni di triathlon olimpico a Policastro Bussentino la classifica assoluta. Primo Enrico Schiavino, secondo Luca Borsacchi, terzo Paolo Petturusso, tutti appartenenti alla Canottieri Napoli. Degno di nota l'ottavo posto di Roberto Fonseca della Hermes Campania, organizzatore e partecipante di Scario, primo classificato nella categoria M2. Per l'età che ho, 47 anni, arrivare nei primi 10 di una gara assoluta sono soddisfazioni. Per la divisione femminile, podio Silvia Scarpetta, seconda Roberta Siviero, terza Claudia Casola, tutte della Canottieri Napoli. Primi tre classificati del triathlon sprint, Luca Borsacchi, Giovan Battista Pisano della Canottieri Napoli e Mario Fimiani della Lucca Triathlon ASD. Un meritato quarto posto a Vincenzo San Martino della Hermes Campania, atleta di Scario. Divisione femminile, prima classificata Silvia Scarpetta, seconda Vale San Felice e terza Roberta Siviero, tutte della Canottieri Napoli. Forte emozione nel pubblico per la gara di paratriathlon che ha visto la presenza di atleti disabili provenienti da tutta Italia. Primo classificato Alessandro Colombo della CUS Trento. Secondo Gianluca Cacciamano della Minerva Triathlon. Terzo Giovanni Sasso della Cicliscotto. Soddisfazione esprime l'organizzatore Luigi Mastriani. Il numero di iscritti superiore ai 150 come prima edizione, diciamo che va bene, ci possiamo accontentare. Noi abbiamo avuto tutte le società campane presenti con una rappresentanza e tantissimi pugliesi. Abbiamo fatto un triathlon olimpico, la distanza 1500 metri di nuoto, due giri da 750 con rientro sulla spiaggia e ripartenza, 40 km di bicicletta sulla statale SS18 verso Torri Orsaia e 10 km di corsa costituiti da due giri da 5 km che hanno interessato anche il centro storico del paese. Triathlon sprint consistente in 750 metri di nuoto, 20 km di bicicletta e 5 km di corsa finali. A seguire la gara di paratriathlon ha visto la partecipazione di 6 atleti disabili con vari livelli di disabilità. Si sono cimentati percorrendo 400 metri di nuoto, 10 km di bicicletta e 2,5 km di corsa. Abbiamo portato a termine questa manifestazione. Speriamo di riproporci l'anno prossimo meglio di prima.